poemi cavallereschi sono opera di poeti individuali e consapevoli e tuttavia anonimi, i quali attingevano, rielaborandola, una precedente tradizione di leggende trasmesse oralmente. Costoro si identificavano molto spesso nella figura del giullare, un attore e musicista girovago specializzato nel cantare o nel recitare testi poetici nell'ambito delle grandi corti feudali o nelle piazze o nei mercati. A partire dal XII secolo, i giullari non solo recitavano o cantavano opere di poesie scritte da altri, ma in alcuni casi, soprattutto in Francia, cominciarono a comporle essi stessi in volgare, affidandoli solo in un secondo momento alla scrittura. Il pubblico che ascoltava la recitazione o l'esecuzione mediante il canto e la musica, in origine era quello circoscritto e ristretto delle corti feudali. Poi, vista la fama acquisita nel tempo dalle opere in questione, esso si estese a quello più popolare dei mercati e delle piazze. I testi venivano cantati da cantori dinanzi a un uditorio, su una semplice melodia con accompagnamento di uno strumento musicale e più avanti recitati. Tali racconti erano organizzati in cicli, vale a dire che ogni racconto o poema narrava un segmento dell'intera saga o storia che aveva per protagonista, per esempio nel caso del ciclo carolingio, Carlo Magno. La Chanson de Roland, che è il poema più famoso del ciclo carolingio, racconta un episodio che fa parte delle imprese condotte da Carlo Magno e dai suoi paladini contro i saraceni.